Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, con l'arrivo di iOS 12, Apple non so come mai, forse posseduta da qualche demonio strano, ha deciso di inserire nel suo sistema, diciamo, di collegamento degli iPhone, quel sistema multimediale delle auto, cioè Apple CarPlay, la possibilità di utilizzare Google Maps. Sì, incredibile ragazzi, Google Maps adesso sarà disponibile nel sistema Apple CarPlay, quindi nel display delle nostre auto. Finalmente, dopo tanto tempo, Apple ha deciso, ripeto, non so da quale demonio sia posseduta per avere preso una decisione del genere, forse ha capito che il suo mappe è comunque inferiore a Google Maps e è inferiore e probabilmente lo sarà sempre, cioè non riesce a raggiungere il livello di Google Maps, perché mappe non va male, però se uno è abituato a usare Google Maps si accorge che Google Maps funziona meglio, soprattutto nella ricerca dei posti in cui vogliamo andare. Non sto parlando di città, vie, queste cose, ok, funziona bene anche mappe, ma sto parlando proprio di dei punti di interesse, nel senso che con un Google Map possiamo dirgli che vogliamo andare a, che ne so, un determinato negozio, un determinato centro commerciale, ma anche un negozio piccolo ce lo trova, cioè non dobbiamo sapere né la via né niente, basta sapere il nome del negozio e lui ci porta nel negozio di quel paese in cui abbiamo scritto il nome o cose di questo tipo, cioè nel senso in queste cose Google Map è nettamente più avanti, anche a livello di traffico, cioè nella gestione del calcolo del traffico, del tempo di arrivo in base al traffico che c'è. In queste cose Google Maps è nettamente più avanti di mappe. Prima era scomodo comunque da usare, nel senso che si usava, però era scomodo nel senso che non lo potevamo vedere nel display della nostra auto, ma dovevamo comunque usare il cellulare. Adesso invece finalmente con l'arrivo di iOS 12 Apple ha deciso di integrarlo in Apple CarPlay, nel senso di poterlo utilizzare come applicazione idonea a Apple CarPlay. Anche Waze è stato inserito in questo, quindi io non lo uso Waze, però per chi lo utilizza sicuramente anche questa è un'ottima notizia, perché è un'altra applicazione utilizzata da tantissime persone e avere anche questo nel display della nostra auto sicuramente è una figata. Adesso proviamo a collegare Google Map nel display della mia auto, quindi con Apple CarPlay. Per prima cosa andiamo a collegare il telefono. Ecco, è venuto fuori la scritta CarPlay, quindi adesso il telefono è collegato al mio sistema multimediale. Ovviamente questo è le mappe, quello del TomTom che ho diciamo di serie nel sistema multimediale della macchina, che però non è a livello di Google Map, soprattutto a livello di calcoli, anche di trovare i posti, un po' stessi problemi che ha mappe, anzi un po' di più ancora qua con col TomTom. Anche il traffico sì c'è, però anche quello non è preciso come Google Map. Quindi adesso entriamo nel Apple CarPlay, quindi andiamo a vedere e vedete che adesso c'è l'icona di Google Map, quindi andiamo a cliccarci sopra e vedete che adesso lui è già aperto le mappe. Il menu è molto semplice, possiamo andare a cliccare qua a destra e vedete che c'è, diciamo, le solite opzioni semplici che troviamo anche poi nell'applicazione del telefono: evita autostrade, evita pedaggi, evita traghetti. Poi abbiamo la possibilità di vedere la mappa dal satellite, e anche questa è una cosa interessantissima, nel senso che abbiamo come nel cellulare la possibilità di vedere la mappa dal satellite. E un'altra funzione che ha è aggiungi la destinazione. Ovviamente possiamo fare vedere ricerche recenti, possiamo stazioni di servizio, possiamo i ristoranti, con tutte le cose che abbiamo anche nell'applicazione del telefono. Ovviamente qua abbiamo altro e possiamo decidere noi cosa cercare. Un'altra funzione interessante e pratica ovviamente è il microfono, che cliccando sul microfono possiamo dirgli dove vogliamo andare. A Milano. Vedete che ci ha già trovato la destinazione, quindi ok, nel caso qui facciamo
vai, ovviamente parte in direzione nord-ovest verso via Prevone, poi svolge. Vedete, parte già la navigazione. Quindi ragazzi, vedete che è semplice, pratico, non ha sfronzoli, non ha niente come deve essere un'applicazione usata in Apple CarPlay, perché comunque non ci deve distrarre dalla guida. Quindi è veramente pratica, utile, e soprattutto è Google Maps, cioè secondo me probabilmente insieme a Waze le due applicazioni migliori per sistema di navigazione, perché complete, hanno tutto. Quindi per chi aveva un dispositivo iOS, adesso poterlo usare anche nel sistema multimediale della propria auto veramente è una cosa eccezionale, tanta roba, perché comunque è veramente utile averlo. Quindi ragazzi, questo video solo informativo per far conoscere a tutti quelli che ancora adesso non lo sapevano che con l'arrivo di iOS 12 c'è anche questa integrazione, cioè la possibilità di avere Google Maps e Waze direttamente nel sistema multimediale della nostra auto con Apple CarPlay. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!